mandata in cui il mio medico di base mi ha ricusata. Pedretti. Chi è il suo medico di base? Posso saperlo? No, adesso non so, non ho idea No, di che quindi vorrei grado. sapere chi è il referente dei medici di base, che così evito di andare dai carabinieri oggi e ci vado direttamente lunedì. Dunque, i medici di base sono convenzionati, non sono nostri, cioè non è personale in organico. Noi abbiamo un referente per quanto riguarda cure primarie, del distretto, ma che non è qui oggi e non so, perché mi sa dire esattamente qual è la sua tipo di richiesta, vuole sapere che cos'è, Sì, voglio signora. sapere come si risolve questa ricusazione. Non so, io non c'è scritto niente nella lettera, a parte questo, non c'è scritto se deve fare una scelta del medico con fascicolo sanitario, c'è scritto qualcosa? E c'è scritto che praticamente devo cambiare medico, ma la questione non è che si possa risolvere così come penso lei possa immaginare. Io non ho idea perché è stato ricusato così, non lo so, non ho idea, forse Sì, appunto, le ci sto sarà. dicendo chi è il referente che abbia potere decisionale, che sta a capo dei medici di base di Crevalcore? Questa era la domanda, perché Ma ovviamente non lei c'è un responsabile dei medici di base di Crevalcore. non Cioè, esiste. allora, ripeto, i medici di base hanno una convenzione con l'ASL, ma sono dei liberi professionisti, non sono, E non quindi a livello hanno, non sono, gerarchico, non sono in scusi. organico all'USL, cioè non sono nostri dipendenti, non sono dipendenti Quindi dell'ASL, se uno ha un problema con hanno un delle medico di base, convenzioni. se uno ha un problema con un Allora, medico di base, che si deve rivolgere al giudice? se lei ha un problema con il medico di base. Dunque, non so, se il problema è scegliere un nuovo medico di No, base, non è quello il può problema. Il andare sul problema, no, fascicolo no, no, sanitario e non scegliersi è il lei. problema. No, guardi, non, forse non ci siamo capiti. Il problema non è scegliere il medico di base, il problema è risolvere questa questione cercando di evitare la magistratura penale. Poi, se ovviamente la cosa non si risolve, però vorrei capire l'organigramma com'è fatto, capisce? Allora, l'unica cosa che posso fare io è raccogliere una segnalazione, lei deve fare una segnalazione. Eventualmente la può fare anche online, che è una cosa più comoda, A chi? va sul nostro sito, dove è scritto di AOSL Bologna, c'è una sessione per le segnalazioni. E cliccando lì, oppure se vuole lasciarmi l'indirizzo mail, io le mando il link che la porto direttamente su quel sito per fare le segnalazioni. Oppure può recarsi presso qualsiasi, non so, all'ospedale, a casa della salute, al CUP, e le danno i mobili, il cartaccio per fare la segnalazione, quindi poi la modalità la sceglie lei. Può farlo appunto o cartaceo o via web sul sito, il nostro sito web. E dopodiché io prendo in carico la segnalazione se ha un E la problema segnalazione a chi va in mano? all'ufficio. Prima istanza se la fa via web, va in mano all'ufficio relazioni con il pubblico, che la gira al distretto di competenza. Quindi Se non. lei è Io residente, dov'è residente signora lei? Crevalcore, ma questo distretto, Benissimo, allora chi è il direttore di questo distretto di competenza? se lei è residente a Crevalcore, la mandano all'ufficio relazioni con pubblico del distretto Pianura Ovest e rispondo io. Dopodiché io prendo in carico la sua segnalazione, la protocollo e dopo le diamo una risposta. Se si tratta di fare una Chi è segnalazione il esclusiva, dirigente del l'iter è distretto? Chi questo. è il dirigente? Il dirigente non risponde su queste cose. Sì, ma chi è? Allora, il dirigente non risponde su queste cose, Sì, non ma le ha dà un nome il informazioni, non è dirigente? un ufficio aperto al pubblico, non ci sono. E non è questa carica pubblica non si può sapere, cioè io non posso avere il nome di chi è il dirigente del Allora, lei va distretto? sul sito e reperisce tutti i riferimenti che crede. Lei va sul sito dell'ASL, ci sono tutti i riferimenti. Ah, quindi lei a voce non mi dice chi è il referente. No, non glielo posso dire. Lei va sul Lei sito, non ci mi può sono dire tutti chi è i il riferimenti. referente di una struttura pubblica? Non c'è un referente. Allora, noi abbiamo un direttore di distretto che non c'entra niente con questo tipo di segnalazioni.
Lei se vuole fare una segnalazione, le ripeto, può farlo o di No, allora, persona se questo, vuole allora, farlo con il mi modulo o ascolti, lo fa allora, via ascolti un web. secondo, allora, ascolti un secondo. Lei ha già capito che la situazione non è normale, presumo. Penso abbia già No, perché non ho capito. capito di che cosa, non ho capito qual è il problema del suo caso, quindi non lo posso sapere. Questo lo posso sapere eventualmente se mi fa una segnalazione. Io non ho Ecco, capito qual è il problema. allora, le ho appena detto che ho ricevuto una raccomandata dove il mio medico di base mi ricusa. Sì, non so il motivo, è una tensione, non ho capito qual è il problema. Dopodiché lei può scegliere un altro medico di base, credo. Lo può fare sul fascicolo sanitario, lo può Il mio fare fascicolo tramite il sanitario è sportello CUP. disattivato. Va allo sportello CUP e si fa assegnare. Sì, questo mi è chiaro. Quello che forse non è chiaro a lei è che non sto a perdere tempo a scrivere all'URP. Allora non perda tempo, siamo a posto così, non so No, cosa io le sto dirle. chiedendo chi è il medico che è il Allora lei responsabile del distretto, capisce? va sul Ah, sito, se lo ok, quindi trova. lei non me lo dice. No, certo che no. Ok. Perfetto. Bene. La ringrazio. Prego, si figuri, Salve. salve.